Grazie Presidente. Allora, è stato ricordato sia dal collega De Priamo che dalla collega Baglio che il tema è attenzionato, è all'attenzione della Commissione, quindi non che faremo, andremo, vedremo, ma stiamo facendo. Tant'è che venerdì, proprio l'altro ieri, si è svolta una commissione in previsione di una scadenza che era fissata al 14, quindi a ieri, data entro la quale i nidi in convenzione avrebbero dovuto aderire o meno alla proposta formulata dall'assessorato e dal dipartimento. Una data che è stata poi prorogata proprio perché nel frattempo è subentrata una delibera regionale che diciamo interviene in merito alla questione, laddove l'assessorato e il dipartimento si sono attenuti al decreto, al DPCM del 17 marzo e quindi sulla base del contenuto di quel decreto avevano formulato una serie di ipotesi. Ora, che cosa, quindi, dopodiché è subentrato questo decreto, questa delibera regionale, meritevole di determinati approfondimenti, cosa che è stata riferita in commissione, quindi c'è in atto un lavoro anche di portato avanti dalla Commissione che si è assunta l'impegno di monitorare il tutto, seguire il tutto e quindi adottare le misure congrue a quello che sarà poi lo scioglimento di determinati nodi che sono appunto subentrati. Ora, che cosa mi lascia perplessa? Lo devo dire perché io sia ieri che oggi ho sentito parlare di condivisione, ho sentito parlare di collaborazione, ho sentito parlare di percorsi condivisi che chi fa parte della commissione scuola e i proponenti in queste mozioni sono quattro, a quanto mi risulta, la 91, la 93, la 112 e la 114, che vanno tutti nella stessa direzione. Ecco, i proponenti fanno parte della commissione scuola e sanno perfettamente che la commissione scuola avvia sempre dei percorsi condivisi che poi devono trovare una soluzione nelle forme più opportune possibili. Ora io mi faccio una questione di metodo e una questione di sostanza. Per quanto riguarda la sostanza siamo tutti d'accordo. Credo che i nidi in convenzione svolgano un'azione meritevole, che devono essere supportati, ma devono essere supportati nelle forme adeguate. Quindi oggi c'è in atto un'interlocuzione. Lo ha dichiarato il Dipartimento in commissione, mi sono fatta io portavoce dell'assessore perché nel frattempo era impegnata appunto in un confronto con la regione e con il governo, quindi non poteva essere presente. Quindi si è avviato questo percorso di risoluzione del tema, risoluzione del problema. Non comprendo nel metodo come si possa a un certo punto annullare un lavoro di commissione che la sede, a mio modo di vedere, appropriata ad affrontare tematiche di carattere politico e poi tutti insieme arrivare a fare delle proposte che abbiano un senso, delle proposte che abbiano dei riferimenti concreti in modo che concretamente si possa intervenire. Ora, la mozione mi sembra, come dire, un atto di indirizzo su qualcosa che ancora non sappiamo in che forma potersi realizzare, perché per esempio la delibera regionale, a mio modo di vedere, va più nell'ottica dell'inclusione sociale che nell'ottica del diritto allo studio, quindi probabilmente c'è da fare un approfondimento in tal senso. Quindi politicamente chiedo che il tutto ritorni nella sede opportuna, che è quella della Commissione, in modo che insieme si possa ragionare sui percorsi più idonei da seguire, perché messa in questi termini a me sembra più un voler dare una, come dire, una speranza, una illusione ai nidi in convenzione che hanno bisogno di altro, hanno bisogno di come dire, atti veramente concreti. Quindi chiedo veramente che si ritorni nella sede
abilitata a fare un lavoro di questo tipo, perché altrimenti io mi chiedo che senso hanno le commissioni che noi andiamo a convocare. Pur convinta che i nidi meritano un'attenzione molto, molto particolare, i nidi in convenzione, perché svolgono un'azione estremamente importante, credo che occorra approfondire la questione nei termini più completi possibili. Per cui noi come Movimento 5 Stelle voteremo no a questa mozione, a queste mozioni. Io non interverrò più né sulla 93, né sulla 112, né sulla 114, che sostanzialmente ripropongono la stessa questione. Noi voteremo contro perché credo che siano opportune le adeguate verifiche, in modo da poter dare ai gestori, agli operatori del settore, delle risposte veramente concrete. Ribadisco, il Dipartimento ha adottato l'articolo 48 del DPCM del 17 marzo, che entra proprio nello specifico della non corresponsione di costi ordinari di conduzione del servizio, che non siano poi sostenuti dai soggetti gestori nel periodo di sospensione dell'attività educativa. Si è chiesto ai gestori di dare conto di quella che è l'attività, come succede in tutti gli ambiti educativi, attraverso una didattica a distanza ovviamente calibrata per i bambini che devono usufruire di questo servizio. Grazie.